E ormai allarme bollette in Italia, già in forte crescita, potrebbero aumentare nuovamente in base a indiscrezioni provenienti dagli esperti del settore. Bisognerà attendere il prossimo 1° ottobre con i dati dell'ARERA, l'autorità che sovrintende all'energia e al gas. Ma ci potrebbero essere aumenti del 30% per il gas e del 20% per l'energia elettrica, una vera e propria stangata per i consumatori e le aziende. I primi dovranno sborsare di più e, vista la situazione economica attuale, ci sarà una forte penalizzazione sul portafoglio e sul bilancio familiare, ma anche le aziende sono seriamente preoccupate da tempo per questa costante crescita dell'energia e del gas, perché in molte industrie sono una voce primaria, dalla chimica alle imprese alimentari fino alle piccole realtà artigiane, ma sono coinvolti anche supermercati, ristoranti e negozi. Già da un anno, quindi dalla ripresa, diciamo, dopo la situazione pandemica, il mercato dei prodotti energetici, quindi di elettricità e gas, ha avuto dei fortissimi aumenti del prezzo all'ingrosso. Ormai è arrivato il momento di intervenire in maniera definitiva, sulle bollette di consumatori domestici e imprese, andando a svuotarle di tutti quegli oneri che noi riteniamo impropri, come ad esempio gli oneri generali di sistema, che ancora pesano pesantemente, sulle bollette degli italiani e che potrebbero essere eliminati e spostati sulla fiscalità generale proprio per compensare gli aumenti della materia prima che purtroppo seguono dinamiche che sono difficili da controllare.